Allora, ci troviamo nell'ufficio postale centrale di Civitavecchia con il direttore Luigi Reina. Dal prossimo 7 marzo, direttore, in conformità alla legge 22 dicembre del 2011, la 214, non sarà più possibile riscuotere in contanti le pensioni superiori a un importo di 1.000 euro presso questi uffici postali. Ci può spiegare, direttore, un po' meglio cosa dovranno fare i pensionati coinvolti appunto nella novità? Sì, allora tutti i pensionati coinvolti nella novità entro il 7 marzo prossimo dovranno necessariamente aprire un conto corrente o un libretto postale per effettuare l'accredito della propria pensione. Questa diciamo che è una novità che ha creato molte perplessità appunto nei pensionati. Qualcuno si chiede se ci siano dei limiti per il prelievo e il versamento in contanti allo sportello. Assolutamente no. I pensionati che accrediteranno la pensione potranno continuare a prelevare e versare gratuitamente, presso tutti gli uffici postali senza limite d'importo. Oh, nel dettaglio, quali sono le soluzioni che appunto Poste Italiane prevede? Allora, nel dettaglio Poste Italiane prevede tre soluzioni che sono semplici, sicure e a costo zero. La prima è il conto BancoPosta Più, la seconda è il nostro libretto postale ordinario nominativo e la terza è la INPS Card, che permettono di accreditare il rateo di pensione già dal primo giorno del mese, consentendo di prelevare gratuitamente presso i 14.000 uffici postali o presso le nostre macchine esterne chiamate Postamat in qualsiasi momento. Ci sono vantaggi per chi accredita la pensione sul conto corrente postale? Sì, allora nel corso di quest'anno il conto BancoPosta Più viene offerto gratuitamente, senza alcuna spesa di tenuta conto, di estratto conto, a tutti i pensionati, sia INPS che INPDAP, che effettueranno l'accredito di pensione e di età non superiore a 65 anni entro il 31 marzo 2012 e lo manterranno attivo fino al 31/12 di quest'anno sempre. La promozione è valida sia per i clienti di conto BancoPosta nuovi, diciamo così, sia per i vecchi sottoscrittori. Quindi potranno a costo zero, diciamo così, gestire questo loro conto senza alcuna spesa e senza neanche la spesa dell'estratto conto gratuito che con rendimenti per liquidità di un certo rilievo. Oh, parliamo anche di libretti postali e INPS Card, ci può spiegare meglio? Sì, allora, il libretto di risparmio postale no è nominativo ed emesso da Cassa Depositi e Prestiti, è garantito dallo Stato italiano e offre dei rendimenti in confronto ad altre forme di risparmio ragguardevoli. Non comporta alcuna spesa né di apertura né di gestione. Può essere intestato anche a un'altra persona ed è associata a una carta gratuita che consente al pensionato stesso di ritirare nei 14.000 uffici postali o nelle macchine esterne Postamat degli uffici postali. L'INPS Card infine è una carta di prelievo per i pensionati esclusivamente INPS che ritirano la pensione allo sportello presso gli uffici postali. La sua attivazione è gratuita e non ci sono spese né di contante né di prelievo contante né di gestione della carta. L'INPS Card opera sul circuito Postamat e su un circuito internazionale Cirrus Maestro e consente di effettuare acquisti anche presso gli esercizi commerciali convenzionati, senza nessun costo aggiuntivo. Oh, i vantaggi, quindi in questo caso l'accredito è previsto solamente per le pensioni superiori ai 1.000 euro oppure diciamo un privilegio che Poste Italiane concede anche ad altri pensionati? No, questo privilegio è concesso a tutti i pensionati senza nessun limite per il rateo di pensione. In più, offriamo anche un'assicurazione gratuita contro il furto di contante prelevato dal titolare o da un suo delegato entro le 2 ore successive al prelievo, fino a un massimo di 700 euro annue. Ringraziamo il direttore dell'Ufficio Postale Centrale Luigi Reina per i chiarimenti sulle modalità, ovviamente le novità riguardanti la riscossione delle pensioni superiori ai 1.000 euro. Grazie a tutti e arrivederci.